Ciao ragazzi, come promesso ecco il video dopo l'evento di Amazon che è avvenuto l'altro ieri, il 28 settembre, e abbiamo raccolto tutte le informazioni inerenti ai nuovi prodotti. Ma prima di entrare nello specifico, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta caricheremo un nuovo video. Ma prima di questo ragazzi, vi lancio la nostra sigla! Ufficialmente i prodotti che Amazon ha presentato durante l'evento sono fondamentalmente tre. Oggi vi andremo a presentare tre prodotti con un quarto jolly. Il quarto perché? Perché probabilmente in Italia non si sa se uscirà e quando uscirà. Noi speriamo che esca perché comunque vedrete, sarà un prodottino davvero interessante. I prodotti che ha presentato Amazon fondamentalmente prossimamente in uscita anche in Italia sono l'Echo Show 15, un router Hero e il campanello smart Blink. Iniziamo con l'Echo Show 15. 15 sono i pollici dello schermo che ci vengono proposti dalla casa di Seattle, e anche perché comunque fra tutti i prodotti Amazon è quello che sicuramente accoglie molto più pubblico che acquista questa tipologia di prodotto. È una sorta di cornice con all'interno un pannello interattivo. Sullo schermo possono essere visualizzate la lista della spesa, informazioni per la famiglia, altre tipologie di widget, sì, perché anche questo Echo Show avrà la possibilità dei widget, o più semplicemente potrà essere utilizzata come una cornice digitale e, data la dimensione abbastanza ridotta dello spessore, possiamo appenderlo, e infatti l'idea è questa proprio, quella di Amazon, di poterlo appendere per poter far sì che casa nostra diventi ancora più smart in maniera molto più semplice e dando l'idea di un pannello interattivo come la domotica, quella diciamo di alta gamma. La cornice di Amazon ha due peculiarità abbastanza evidenti: una è la fotocamera posta in un angolo della cornice, con naturalmente il suo bottoncino per poter oscurare e quindi chiudere la telecamera per quanto riguarda la privacy. E come peculiarità, grazie a questa fotocamera possiamo accedere al riconoscimento facciale. Quindi cosa succede? Io mi avvicino all'Echo Show, lui mi riconosce e in base a determinate impostazioni mi darà delle informazioni specifiche che io ho impostato, ad esempio un messaggio per mia figlia, piuttosto che una nota, piuttosto che la mia musica preferita o magari uno sfondo preferito. Questa funzione si chiama Visual ID e non è una funzione subito attiva, dovrete andare voi nelle impostazioni per poterla attivare. Questo sempre perché Amazon tiene la privacy e quindi dice: questa funzione puoi attivarla fisicamente tu nel menu. Stiamo parlando di una fotocamera da 5 megapixel. Disponiamo poi su questo prodotto di un pannello Full HD 1080p per poter guardare i programmi offerti da queste piattaforme. Oppure potremmo usare il nostro Echo Show anche per poterlo collegare al secondo prodotto che vi avevo detto che verrà presentato, ma poi ne parleremo un po' più nello specifico, andando a vedere tramite il campanello Smart chi c'è fuori dalla nostra abitazione. Ma dopo lo approfondiremo un po' meglio. Si possono poi naturalmente fare videochiamate con dispositivi analoghi, può essere montato a muro oppure può essere appoggiato ad una scaffale piuttosto che ad una mensola, insomma in qualsiasi posto il vostro sguardo arrivi subito. Tutto questo grazie al nuovo processore A2Z, completamente prodotto Amazon. Questo processore ha la capacità di poter elaborare tutte le informazioni che Echo Show va ad acquisire da voi. Quindi si va anche a rendere ancora più sicuro questo prodotto per quanto riguarda la privacy, perché invece di inviare al cloud di Amazon, quindi una parte terza, tutte le nostre informazioni, verranno invece immagazzinate all'interno di questo dispositivo e gestite direttamente da lì. Se poi avrete la necessità di usufruire anche del cloud, potete tranquillamente farlo, ma sempre sotto vostra indicazione. Data di uscita? Beh, questo non c'è ancora dato saperlo, scusate il gioco di parole, ma potete andare sul sito Amazon, registrarvi, dopodiché non appena sarà disponibile per il preordine o per l'ordine direttamente, vi arriverà una notifica. Il prezzo? 249 euro e siamo in linea con gli Echo Show di alta gamma, passatemi il termine, che vengono venduti attualmente. Adesso continuiamo il nostro video con il secondo prodotto che vi avevo menzionato, il campanello Blink. Quindi dicevamo che con Echo Show possiamo andare a vedere quello che accade fuori dalla nostra porta grazie alla possibilità di visualizzarlo sul suo schermo
ma la fonte sarà il campanello Blink Video Doorbell. Questo è il nome del campanello prodotto da Amazon. Può funzionare sia in modalità cablata, quindi tramite un cavo lo connettete a internet, oppure in modalità wireless. E naturalmente con questo campanello, una volta che qualcuno sarà vicino alla porta, non solo potremo vedere chi è, potremo anche parlarci con questa persona. Il campanello naturalmente potrà sostituire quello classico che ci sono nelle villette, perché adesso non c'è una specifica se può andare a sostituire il campanello anche di un appartamento, ma io un prodotto di questo tipo, almeno nel mio immaginario, lo vedo collegato ad un campanello di una villetta. Naturalmente anche questo prodotto può funzionare con o senza l'abbonamento alla funzione cloud di Amazon. Viene da sé che collegandosi e facendo l'abbonamento al cloud si avranno abilitate molte più funzioni rispetto all'utilizzo senza cloud. Ma ci sono anche due accessori che possono andare a completare il campanello smart. Stiamo parlando del Blink Solar Panel Mount. È semplicemente un pannello solare che può andare ad alimentare il vostro campanello, quindi non avrete più il problema del devo andare a sostituire la batteria, perché funziona con due stilo AA. Tornando ad un'altra caratteristica molto importante di questo campanello, ogni qualvolta una persona si avvicina alla vostra porta, il Blink vi invierà una notifica, in modo tale che voi vi potete connettere o tramite l'Echo Show o un tablet Fire e poter vedere chi c'è dall'altra parte, quindi poterci anche colloquiare. Ma se per caso siamo in condizioni di scarsa luminosità o cala la notte e non ci sono luci all'esterno, beh, nessun problema, potete acquistare il Blink Food Light Mount. Si tratta di un faretto da 700 lumen che potete collegare vicino al vostro Blink per poter illuminare la zona. Ma non vi preoccupate, se per caso non volete acquistare questo accessorio, il campanello comunque è dotato anche di visore notturno, gli infrarossi. Essendo un campanello d'esterno, non c'è nessun problema per le intemperie. È resistente anche a quelle. Ma adesso andiamo al succo della questione. Quanto mi costa il Blink? Il Blink costa 59 euro e invece i due accessori rispettivamente 39 euro. E infine parliamo di Eero. Eero è il router prodotto da Amazon, la quale dichiara che questo router vi dà la possibilità di poter coprire ampie superfici della vostra casa. Provate ad immaginare quante volte vi può essere capitato di aver fatto un nuovo contratto, vi arriva il modem del vostro gestore, ma dall'altra parte della stanza, perché ci sono muri in mezzo o ci sono comunque dei oggetti che possono bloccare un pochettino il segnale, quindi non arriva pulito, vi trovate ad avere una parte della casa che non viene coperta dal wifi. E no, così non ci siamo. Io pago il contratto per poter usufruire tutti. O magari può essere anche capitato che amici, parenti o comunque voi che siete in casa vi collegate tutti quanti alla rete wifi e ad un certo punto qualcuno inizia a scasseggiare la rete, quindi va in buffering, inizia a bloccarsi, eccetera eccetera. Tutto questo, come dice Amazon, viene risolto grazie a Eero o Eero. Adesso non lo so esattamente come si pronuncia, ma è scritto Eero. Arriva Eero in vostro soccorso. Strategicamente piazzati in casa vostra vi consentono di poter coprire tutta la superficie. Gli Eero Pro 6 hanno un Wi-Fi 6 e hanno l'hub Zigbee integrata in modo tale che possiate connettere determinati accessori smart, oggetti smart che necessiterebbero di un hub. Viene dichiarato che copre fino a 190 metri quadri di un appartamento, quindi avete veramente una grossa copertura. Se invece acquistate il kit da tre prodotti, la copertura sale a 560 metri quadri. Queste sono metrature indicative, certo è che se abbiamo una parete in cemento armato sicuramente un pochettino schermerà il passaggio del segnale, ma comunque avrete una grossa potenza. E per quanto riguarda tutti i device che abbiamo collegato al nostro wifi, anche su questo ci sono dei numeri sorprendenti. 75 device connessi contemporaneamente faranno sì che ognuno di noi non si accorgerà nemmeno che ci sono altre persone connesse al nostro router. A differenza dei precedenti prodotti che vi ho presentato prima, questo è già disponibile su Amazon per l'acquisto a 249 euro. Si sale invece a 639 euro per i tre dispositivi, quindi il kit. Ah, e dimenticavo, Eero 6 Pro o Pro 6 è retrocompatibile, quindi se avete anche il vecchio modello potete tranquillamente farlo interfacciare. Ma adesso arriviamo al prodotto Jolly.
Quando ho letto questa notizia veramente ero entusiasta, mi sembrava di tornare ai tempi di Emilio, adesso chi ha più o meno la mia età se lo ricorderà, il robottino che portava in giro il vassoietto e lo potevi telecomandare, fantastico, un sogno di una vita. Beh, adesso per poter eliminare Emilio e fare un qualcosa di un po' più tecnologico, Amazon ha progettato Astro. È un robottino con due ruote belle grosse, un display che praticamente sarebbe un Echo Show 10, sulla quale, mentre sta viaggiando per casa, compaiono due occhioni che fanno veramente tenerezza e anzi invogliono anche a giocare con questo robottino. Il robottino vi seguirà ovunque. Ha una base di ricarica, quindi non appena le batterie stanno per esaurirsi tornerà automaticamente alla base, ma non solo, vi farà anche da videosorveglianza. E sì, inizierà il suo autoapprendimento non appena arriva a casa e come robot per pulire per terra inizierà a girare all'interno del vostro appartamento, creando una mappa nella quale lui si continuerà a muovere agevolmente e non solo, potete anche voi comandarlo. E in più, la telecamera, essendo comunque un robottino non molto alto, se per caso voleste vedere, siete fuori casa ad esempio, e volete vedere se avete lasciato i fornelli accesi, nessun problema. Farete avvicinare il robot alla cucina e la telecamera, in maniera telescopica, si alzerà di circa un metro giù di lì e potrete vedere anche oltre la sua altezza naturale. Diciamo che questo è un prodotto che è un po' un esperimento che sta facendo Amazon per vedere come va. Il primo mercato che potrà usufruirne prendendolo ad un prezzo abbastanza scontato è il Nord America, ad un prezzo di $999, prezzo pieno $1499. C'è da dire che Amazon, quando si tratta di dollari e euro, non fa molta distinzione, lui fa un cambio alla pari, quindi poi probabilmente lo troveremo a 1499 euro anche noi. Con 1500 euro avete comunque un robot che fa riconoscimento facciale. Se per caso siete fuori casa, continua a circolare per casa per fare la videosorveglianza e quindi se lo trova qualcuno all'interno di casa vostra, cercherà nel suo database se è una persona che riconosce, se non la riconosce vi invierà una notifica e voi vi potete connettere direttamente e vedere che cosa sta succedendo a casa vostra. Sì, lo so che il prezzo sembrerebbe proibitivo, però vi ripeto, vi invito a riflettere anche su questa cosa. Se voi avete un antifurto o avete l'intenzione di installare un antifurto, provate a fare qualche preventivo, ma antifurti seri. E poi naturalmente con determinati antifurti serve anche fare un abbonamento se volete che viene fuori magari la guardia piuttosto che. Beh, queste sono tutte considerazioni personali che ognuno di noi poi farà. Ragazzi, queste erano le novità che sono uscite in questo momento, che abbiamo raccolto dall'evento che è avvenuto il 28 settembre. Spero che a breve Amazon rilasci altre novità, perché sinceramente mi aspettavo qualcosa anche sugli Echo Dot, qualche upgrade un po' particolare. Probabilmente non hanno fatto ancora nulla, anche perché la novità che vi avevo presentato in uno dei video precedenti era quella del volume adattivo. Se per caso c'è rumore di sottofondo, il nostro dispositivo Amazon aumenterà il tono della voce per potersi far sentire e quindi ci sarà una comunicazione migliore. Staremo a vedere, però noi naturalmente, se per caso abbiamo delle grosse novità, faremo video e ve le faremo sapere. Per questo video è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo. Ciao!